43 anni, una carriera politica e amministrativa di lungo corso nonostante la giovane età, Valentino Di Carlo presenta la sua candidatura alle prossime regionali con Noi Moderati a sostegno del candidato presidente Marco Marsiglio. Stamani con Di Carlo anche Paolo Tancredi, segretario regionale del partito, e in videoconferenza il segretario nazionale Maurizio Lupi. Ma cosa ha spinto Di Carlo a scendere in pista come consigliere regionale a supporto del candidato di centrodestra Marco Marsiglio? Ma io penso che proprio in questo momento è necessario rivitalizzare e rivalutare il nostro Abruzzo, soprattutto in termini culturali. Il mio impegno è stato sempre nel settore cultura, nel settore turismo, nel settore sport, e negli incarichi che ho ricoperto ho sempre cercato di dare al mio territorio il sostegno giusto e dovuto, in quanto necessario per quello che dobbiamo portare avanti come amministrazione regionale. E chiaramente il contenitore di Noi Moderati è un contenitore che intercetta quelle persone, quegli elettori che probabilmente non si sentono rappresentati appieno anche da un'eventuale posizione estrema, no? su certi aspetti. Assente per motivi istituzionali Marianna Scoccia, consigliere regionale uscente, ma come si colloca Noi Moderati in questa competizione Paolo Tancredi, segretario regionale? L'obiettivo di Noi Moderati è cercare di dare una rappresentanza a un elettorato e a una storia che in questa regione è stata forte negli anni, cioè quella di una politica moderata, liberale, che si ispiri alla tradizione cattolica liberale. E per far questo Noi Moderati ha fatto tutto lo sforzo possibile per cercare di mettere insieme tutte le forze. Intanto Maurizio Lupi, segretario nazionale di Noi Moderati, annuncia che sarà in Abruzzo, che dice è anche la mia regione, visto che i miei genitori sono della provincia di Chieti. Questa occasione delle elezioni regionali è l'idea di rafforzare l'azione di governo, ma si può far tornare ad essere protagonisti persone che vengono dalla società civile, sindaci, amministratori locali, che riportino competenza, serietà, passione, responsabilità.